Tutto e tutti, grazie di avermi invitato. Ovviamente anche io chiedo scusa per il cambio di orario, ma è stata una cosa sopravvenuta perché gli organizzatori della manifestazione di Roma hanno ritenuto e mi hanno chiesto di fare un intervento tra oggi pomeriggio e stasera, e ovviamente sono molto contento. Innanzitutto sono contento anche di essere a Salerno, per un messaggio molto chiaro che la polemica politica, che ovviamente in questi giorni soprattutto è stata molto accesa con il Presidente della Regione Campania, non intacca per nulla i sentimenti di amicizia, di solidarietà e di fratellanza che io personalmente, il popolo napoletano, chiaramente anche il popolo salernitano. Quindi non serve veramente a nessuno una lotta tra città che sono città straordinariamente belle entrambe, a cui io sono tra l'altro da sempre profondamente legato. Voglio fare un unico intervento breve, cioè in modo da non sottrarre tempo. Tu hai detto anche i miei tempi, però insomma, cerco di viarmi in 15 massimo 20 minuti, perché poi qualcosa chiaramente bisogna anche dirla per evitare di andare negli slogan come fa il Presidente del Consiglio. Innanzitutto, perché votare no? Votare no perché abbiamo una carta che è straordinariamente bella. Io all'esame all'università feci anche diritto costituzionale comparato, quindi ho letto tutte le costituzioni del mondo e vi posso dire che la nostra, questa è la mia opinione personale, è davvero, se non la più bella, secondo me la più bella, ma sicuramente una delle più belle costituzioni del mondo, e soprattutto è uno strumento giuridico talmente rivoluzionario nei suoi principi che il motivo per il quale l'hanno tenuto cloroformizzato per 70 anni è che non la vogliono attuare. Sono un uomo libero, il mio maestro è stato Francesco De Martino, al quale abbiamo anche fatto la... Francesco De Martino. Lo slargo. Quello è il mio... Buongiorno. Movimento 5 Stelle. Sì, già salutato. Lo conosco già, ci conosciamo per la battaglia sull'acqua. Sì.